Hanno successo i concerti del sabato pomeriggio all'eremo di Sant'Alberico, che da almeno 15 secoli sorge nei pressi di Balze di Verghereto. Sabato scorso un centinaio di persone hanno raggiunto l'eremo per ascoltare il programma di musica sacra, classica e contemporanea proposto dalla Corale Antonio Vivaldi di Gambettola. L'eremita laico Giambattista Ferro, che da poco più di un anno ha colmato il vuoto lasciato dal fratello Michele Falzone, ha avuto coraggio a varare un programma impegnativo con 10 appuntamenti che culmineranno nel concerto della banda Santa Cecilia di Bagno di Romagna in occasione della festa di Sant'Alberico martedì 29 agosto. I concerti sono stata un'idea che è maturata l'anno scorso con Guglielmo per cercare di muovere un po' spiritualità attorno all'eremo. Quest'anno abbiamo alzato, diciamo, la qualità, visto che l'interesse è stato molto apprezzato. Abbiamo anche abbiamo varie corali. L'idea di fondo era semplicemente dare un momento di spiritualità, di ricerca interiore, di dare la possibilità all'uomo di poter ascoltare se stesso, di poter vibrare per quello che può essere l'altra parte di se stesso, cioè vivere in pienezza alcuni momenti e gustare la natura splendida di Sant'Alberico.